Ciao a tutti amici e benvenuti e bentornati in Dying Light 2 Stay Human. Altro che Stay Human, qua bisogna rimanere vivi. Come al solito io sono Amore Spiritale. Benvenuto in questo nuovissimo video. Mi raccomando amici, supportate questa serie con un bel mi piace, un commento, una condivisione. Iscrivetevi al canale se siete già iscritti e attivate la campanella. Pagina Instagram, Facebook, gruppo Telegram. Tutti i link sono in descrizione, compresa anche la playlist di questa fantastica serie. Ora, la scorsa puntata siamo andati avanti leggermente nella prima missione. E poi qualcosa di grosso è passato qua. Abbiamo visto come dobbiamo uccidere 10 fottutissimi cosi. Lo faremo nelle puntate, perché tantissimi. Poi non so manco dove sono, e quello è il problema. Quindi bisognerà trovarli. Ora però, missione principale che incontra Jack e Joan al Fisheye. Quindi siamo andati avanti. Mi hanno comunicato di andare sostanzialmente al Fisheye. Nulla di che. Problema. Non abbiamo niente, praticamente non abbiamo niente. Poi bisognerebbe creare delle cose, quantomeno creare un po' di munizioni, molotov. Però vedete che non abbiamo più una mazza. Vabbè, questo perché? Perché uccidendo quei cattivoni là, purtroppo è successo un bordello. È successo troppo bordello, quindi... Per ora non ci interessa, quello che dobbiamo fare è andare là a 373 metri, continuiamo la missione principale e poi vediamo di capire come continuare anche le altre, ce la faccio, sì, e come continuare anche le altre, perché io voglio assolutissimamente capire la storia lì dei mostri, come facciamo a trovarli, perché sinceramente la vedo difficile trovarli. È vero che comunque non sono pochi, ne abbiamo altri 9, uno è andato di fortuna a trovarlo, però ce ne sono altri 9. Le 9 sono tanti, sono veramente tanti. E quindi trovarli in giro comunque potrebbe anche non essere difficile. Però il difficile è quando magari ne ammazziamo qualcuno, cioè che ne rimaniamo 2 o 3, dove cavolo sono dopo? In che punti della mappa si mettono? Mamma mia, stavamo esaurendo... La sprint. Però siamo arrivati quasi al Fisheye. Cosa ci serviva? Eccolo là. Via di qua. Apriamo qua. Vai. Via. Mamma mia che atterraggio. Sì, va bene. Tutto quello che vuoi. Qua c'è anche un container vicino. Non male. Però seguiamo la missione principale. Eccolo qua. Perché spegni la torcia? Come on, the meeting's in the VIP room. Addirittura una stanza VIP. Like fucking Christmas at my family home. Who do you think you are, you fucking liar? Calm down, Jack. Before you pop a vessel. This plan is total shit. Do better. How about this? Do nothing. It's definitely simpler. Commander, isn't it high time we put this shit before a firing squad? Wow. The dog started barking. Guess I better behave. All right, whoa, fellas. Guarda qua, tutti belli riuniti. Ma che bello. Ah, sì, possiamo accendere la torcia. Accendiamo che si vede un po' meglio. Il piano. We can reestablish communication. People throughout the city will learn about our mission. They'll be able to join in and help us. So, you plan on broadcasting... Esatto, praticamente sì. Whatever it takes to defend against the renegades... When the Butcher sees how strong we are, he'll retreat. We'll prevent war. Non mi sembra un grosso piano. There are a few matters we need to take care of first. Però, magari funziona. The whole district is powered by an electrical substation. I was going to send a squad to turn it on, but I heard you already did that. Good job, kid. Grazie. Too bad you handed it over to the civilians. We could have used it. Vabbè, stai lì. At least we don't have to worry guardare, about gli ho date civili perché ve ne avevo già dato una Step voi. One is securing the perimeter around the TV station. My men will do that. I'll head out, sir. Of course, Roland. Good luck. We won't disappoint you, sir. Yes, we'll do our best, sir. Who asked you, Wisbowski? Now move your ass. They're waiting on us. Oh, quindi questi qua praticamente proteggono un perimetro e basta. I'll take my life and cut your fucking cock off. Oh, imagine all the grieving tonsils. Shut up. Can we just get back to the plan? Thank you. After Jack's puppies secure the entrance, my men will bring the lamps and set up an outpost.
And then, if everything goes smoothly, which it definitely will, since the plan's author is the commander-in-chief himself. I'm warning you. You'll turn on the elevators and ride it to the top. And when you get to the roof, you attach the transmitter to the antenna. Got it? Chiarissimo. D'accordo, mi sembra pericoloso. No, d'accordo. The entire building is powered by the electrical substation. Roseman will secure the perimeter with lamps. Got it. You see, Juan? That's how you obey orders. Or get yourself killed. But my neck's not on the line here. See you at the TV station. It's a great day we've all been waiting for. Yes, a great day to die. È il giorno perfetto per morire. It's a great day to die. Okay. Aven? Attenzione. I heard Jack and Juan are trying to sell you a hot load of horse shit. Meet me outside the canteen. Ok, allora c'è anche un incontro fuori dalla taverna, c'è una nota. Il re di cuori virale, carta da gioco. Molto molto bello. Qua addirittura si fanno le lampade. Cavoli. Posto questo, bel posto. Allora, andiamo ad esaminare un attimo perché ci sono arrivate un po' di informazioni. Abbiamo, vabbè, le varie missioni secondarie. Abbiamo questa con parla con Lowan. Quindi noi ci andiamo, visto che comunque segue la narrazione della storia principale che ci interessa principalmente. Questo survival, cioè, avete visto quante puntate sono state fatte, ma soprattutto quanto siamo cresciuti dalle prime puntate. E guardate quanto c'è ancora da fare. Oh, took a break from assassinations to come see me? I'm just trying to keep you out of trouble. What do those warmongers want? Ask me to climb to the top of the VNC tower. What? Sons of bitches. You know what that place is? The tallest building in the whole damn city. Vicino. But I can do it. I hate those fuckers. Roe, Meyer, they're solid. But Jack and Juan? Beh, allora, nessuno si fida di nessuno. Jack non si fida di Juan, Juan non si fida di Lowan, Lowan non si fida di Juan, e Lowan non si fida di Jack, e Jack non si fida di Lowan, forse li ho detti tutti. E poi ci sono gli altri che non si fidano degli altri, e poi ci sono... un casino. In che senso? What's the problem? Oh, nothing. Except that's where Frank lost all the Night Runners and his leg. Jack and Juan are throwing you to the infected wolves to further. Sappiamo del vecchio piano che non era andato bene. Fucking lunatics. Però a questo punto non sarò solo. Right. The PKs will be with me, Jack said. Did Jack maybe mention the creatures that live there? No. I know it's dangerous, Luan. I have to do this. Ma adesso ci armiamo, Things no one has seen. Cose che nessuno ha mai visto. Seen and lived to tell. Cavoli, prepariamo un arsenale. Of course I'm scared, Aiden. Oh, I didn't know you cared. Fuck you. Look, a few years ago, Frank tried to do what Jack is planning. E lo sappiamo, e lo sappiamo. Lo sappiamo, stai tranquilla. Don't believe me, ask him yourself. Aiden, the entrance to the TV station is secured. We're just waiting for your lazy ass. Aiden, you there? Talk to Frank, Aiden. Please. Don't do this. Aiden? Answer. Okay, mi occuperò della torre e parlerò con Frank. Sì. Sorry, io mi occuperò della torre. Jack, voglio vedere cosa succede. If I do this for him. Non posso dirgli no. Voglio vedere cosa succede. Ro, I'm on my way. You, my friend, are a suicidal moron. Oppure il liberatore di tutto, chi può dirlo? Benissimo. Allora, abbiamo ovviamente la precetto e passametri, però io volevo, qua se non erro, c'era un mercante o un qualcosa del genere da qualche parte. Non ci serve un mercante, un venditore, ecco, sopra là, un mastro artigiano, lì c'è, eccoli lì, mercanti e tutto. Perché ci serve? Allora, tizia qua. Well, aren't
Allora, la tizia qua può anche comprare roba e io gli venderei così così un po' di roba, giusto per fare un po' di soldini che, sai mai, ci potrebbero far comodo. Magari così facciamo. Sì, non scassare. Vendiamo anche questi, poi ci sistemiamo. In quanto a beni, vendiamo tutti gli oggetti preziosi che abbiamo. Abbiamo un bel po'. Ora, qua possiamo comprare delle cose, ma in realtà io comprerei altra roba. Perché, ok, lei va bene. Vediamo lui, scambia. Allora, lui ha dei potenziamenti che in realtà possiamo fare. Perché il trofeo infetto unico che abbiamo preso dai vari mostri e altre cose permette di potenziare. Che cosa? Tantissime cose, ma veramente tante. Abbiamo anche questi, abbiamo la il parapendio, però serve tecnologia militare 2, ne abbiamo una. Cioè, dunque, vediamo un po'. Il rinforzo, oppure le modifiche impugnatura rara. Rinforza la tua arma in durevolezza, vai. Cioè, that'll take you at a new level. Alla grande proprio, che ci serviva. Poi qua abbiamo ad esempio il... potremmo comprargli qualcosa a livello di risorse. Old Faithful, I call that. Che ci servono. Assolutissimamente dobbiamo investire su risorse. Nice. Perché non ne abbiamo tante e noi compriamo. Tanto i soldi non ci mancano e noi li compriamo. Ok, poi a questo punto possiamo anche andare eventualmente a potenziare qualcosa. Che cosa? Possiamo potenziare, vediamo un po', il diversivo no, quattro a distanza no, la torcia UV no perché serve tecnologia militare, non possiamo potenziare, beh sì, potremmo potenziare queste, sì. Possiamo potenziare lo squarcio, che non è male, se riusciamo a metterlo a qualche arma. Ok, poi potremmo anche creare delle armi. Creare delle armi. E qua c'è solo l'imbarazzo della scelta. Cioè, niente, sciabola qua, mamma mia. Poi potremmo fare l'ascia del boia. Poi se riusciamo fare anche questa. Cioè, abbiamo usato un po' di soldi e un po' di altre cose, però che ci sono servite. Adesso ti sei... lì c'è uno zaino che se... male non fa. Tutte le... vuoto. Ma caccia, Eva. Tutte le cose potevano essere comode. Vuoto. Tutto, hanno già spazzolato tutto. Una vasca. Già spazzolato tutto. Hanno già spazzolato tutto. Va bene, allora torniamo nell'inventario. E nell'inventario io direi facciamo una cosa. Le armi ce le abbiamo belle potenti. Belle potenti. Vedete che queste due qua non hanno bonus da mettere. Ma non ci interessa perché saranno quelle secondarie come questa. Ma questa io me la voglio qua o qua. Oppure io mi modifico quasi quasi questo. Ero indeciso, ma forse meglio questa. Forse meglio questa, ma non possiamo metterci una mazza. Se non questo, magari. Male non fa. Queste possiamo modificarla? Sì, vabbè, possiamo mettere questo che abbiamo visto che comunque... credo che funzioni, credo. Però, guardate, fa dei danni assurdi, quindi importantissimo mettere su roba. Importantissimo. Ora, teniamoci queste... e siamo pronti, oddio, è vero che in realtà non siamo pronti per nulla, ma assolutissimamente per nulla, però ci proviamo, dobbiamo provarci, ragazzi, dobbiamo provarci, non c'è nient'altro da fare che provarci e sperare in bene. Ok, ci siamo ormai, ci siamo, tanto c'è anche un container vicino. Ma passiamo di qua. Ci avviciniamo al container che penso sia... ah, dici che il container è dentro qua. Ma prendiamolo subito. Magari abbiamo un forno. Oh sì. Andiamo a chiudere qua. Ma il container qua top. Innanzitutto prendiamo tutto quello che possiamo prendere. Prendiamo il container ovviamente. Potenziamento disponibile, un saluto in vigore, buonissimo. Un'arma che male non fa. E qua altre cose che male non fanno, visto che non abbiamo più una mazza. Chiaramente, ok, alla grande, aperta anche questa. Perfetto. E poi abbiamo anche questo. Diamo un'occhiata prima di entrare anche all'abbigliamento. Cavolo. Rotto uno, provato un altro tentativo funzionante subito.
Che abbiamo parecchi kit e altre cose che possono essere utili, sinceramente. Ora qua nei vestiti infiliamo questa. Poi qua abbiamo qua mettiamo questa, direi. Poi qua abbiamo questa. Vedete che abbiamo tutto quello che riguarda alla fine il l'arciere. Dobbiamo entrare qua, E ci entriamo lì. Saltiamo dentro così, direi. Ok, allora a questo punto andiamo anche nell'abilità. E io potenzierei la salute, assolutissimamente. Portiamo a livello 7. Abbiamo un'immunità di 8 minuti e 20. Ho la torre. A livello collezionabili abbiamo veramente tanto. Va bene, vai. E ti riaccendo la luce. But the fucking elevators are still stuck. Power's not getting to them, it seems. The building's been switched off for years, right? We need to check the electrical relays. Ain't you a fucking genius? The boys are in the dark zone already working on it. They're trying to locate the power distribution room in the smaller tower connected to this one. When my men switch on the elevators, we just go up and... Basterà salire, fuck me. Oh, cavolo. It's Roe. Power's out again. Command says the substation is online and working 5x5. It must be here. Leon, we have a blackout in the main hall. You? Affirmative. We're in the dark again. God damn it. Get out of there immediately. You got that? Leon. Ecco. We're still looking for... Ancora just leave cercando. It. Get out, now. Ciao. Ciao, Leon. O Leon, Leon. Come cavolo Leon. Ti chiami. Ciao. Fuck. I have to get to them. I'm with you. They split up between corridors A and B. I'm taking A. You go through the recording studios. Ecco. I'm on it. Good. If you're there before me, just get them out before the dark gets too dark. And watch your back. We have no use for dead meat. Cioè, io mi chiedo, perché ci dobbiamo dividere sempre? Anche nei film si dividono. Perché? Perché? Yeah. This way, Aiden. Corridor B. Good luck. I'm gonna need it, huh? Sì, però spostati che bisogna far veloce. Cosa ci ha dato? Non ho idea di cosa ci ha dato, però va bene. Già che entra così piano, troveremo lo schifo. Formula dell'immunità più 3, va bene. Bene. Dobbiamo andare di qua. Una cassetta medica vuota. Noi siamo veramente sfortunati. Il cesso. Nel cesso sono cresciuti i funghi che ci servono. Molto bello. Allora là c'è qualcosa. Qualcuno. C'è un botto di roba. Ecco, ci hanno già beccato perché... Via, via. Via! Cavoli. C'è uno lì. Ok, via, l'abbiamo evitato. Aia, che male, che botta. Abbassati e vai, bravissimo. Zitto. Fammi curare. Non far casino. Ora che sta accendendo la torcia. Ma li blocco per un po', ma non per tanto. Vabbè. Ok, andiamo di qua. Bro, I'm in the lobby. Roger that. Don't wait for me. The bastards cut me off. There's like 20 of them.
I need to get back to the main hall. Make your way through the maintenance room to the basement. The power distribution room is down there. Ma dobbiamo entrare dentro lì, sti cavoli. Allora, curiamoci un attimo. Prima di tutto. Sti cavoli. E c'è uno agitato. È uno, quello agitato ha agitato gli altri. Vabbè, e allora? E allora usiamo le maniere forti. Con la sciabola che abbiamo appena fatto. Adesso prendiamo un po' di stamina. È già rotta l'arma quella lì. Pensavo durasse un pelo di più. Fa niente. Non è grave. Allora, lasciamola però, è bella veloce. Che cavoli, ancora i salterini, ma basta i salterini. Basta. Che cavolo. Basta, vi ho detto. Andatevene via, morite da soli, male. Guarda quello senza braccio. Pressa, pressa. Ok, là, bella piazza pulita. Abbiamo fatto piazza pulita. Adesso raccogliamo le cose qua. Tra soldi, trofei, di infetti, altre cose, ci serve un botto di roba. E molto bene. Qua apriamo, che male non fa. Potremmo trovare qualcosa di interessante volendo. Sì, solite maschere che io venderei tutto, adesso lo vedrò. Magari off camera di raccogliere tutti i vestiti che non ci servono, vendo tutto. Chi se ne frega. Vendo tutto, ci facciamo soldi e compro dappertutto qualsiasi roba. Il male non fa, anzi. Un po' di spicci. Qualche rottame di sicuro. E apriamo qua. Aia. Addirittura un'arma. Granata fai da te. Tizio lì sta morendo. Leon? Ma perché spegni la luce? Sta accesa. Where's the rest of the squad? They got us. Questo. Damn volatiles. Volatili. This is where my story ends. Dai, salterini, che dico io. Hey man, don't talk like that. Are there any more survivors? Aren't you the blind optimist? Chris. He punched through and went that way. The blackout. I think it was his doing. Get the power back. It's the only way to get the elevators working. The terminals are in the basement connecting both towers. Please, take this letter and give it to my wife. She's on the ship. Calma, gliela puoi dare tu. Relax, Leon. You can give it to her yourself. Just hang in there. I'll find Chris. Non lo so se ce la farà, Forse era meglio prenderla. Ro, I know what happened with the power. I'm on it now. I'll connect these terminals and restore the power. Spero che ce la faccia il tizio lì, Però forse era meglio only prenderla. Leon and possibly Chris. The rest, they didn't make it, Ro. I'm sorry. Okay. Just, be careful, Aiden. We can't lose any more men. Bene. Obiettivo aggiornato, ripristina l'elettricità. Ok, allora, prima cosa da fare. Tipo, possiamo magari direi modificare questo, no? Non fare una mazza, vabbè, gli metto sempre questo al martello. Male non fa. Stavolta c'era qualcosa, molto bene. Ma curiamoci. Abbiamo anche più vita, quindi. Che cavolo. Faccio qualcosa. Allora, noi dobbiamo andare su, chiarissimo. Però qua magari troviamo qualcosa. Delle cure mediche fa sempre comodo. Niente corrente, ok, chiaro. Quindi probabilmente la strada poi è tornare qua sotto. Quindi prima sopra, poi sotto. Prima sopra, poi sotto. Quindi andiamo qua. E adesso
Chris? Ah. Forse... forse era meglio prendere la lettera. Sicuramente. Ok, piastrini di conoscimento, la lettera non l'abbiamo più. Però... riattiviamo. Ah, ma Chris non è l'altro, ok. Il power non tornerà più. Shit. You'll have to check the fuses. Controlla i fusibili così. Me lo... ma basta sti salterini, t'ho preso. Maledetto salterino. Ma guardalo, non lo prendi. Sto maledetto salterino. Doppio calcio volante. L'altro tizio dove ha sbarrata la porta. Quindi questo non era la... cioè non era quello di prima, era un altro. Sicuramente. Apri, apri veloce, dai. Dai, app, che male. È attiva. Dai, muoviti, mamma mia, ci metto tre ore. Cos'è che devo pietà? Quanti sono? Usa l'energia elettrica. Dai. Vai, attiviamo anche questo. Ok. Cosa sto casino? Stanno arrivando. Girati! Mamma mia, ci mette tre ore per girarsi, sto maledetto. Vieni qua. Un martello, proprio le vecchie maniere, con le armi più schifose ti meno, maledetto. Oh. Ma neanche curarmi, ma basta di morire male. Allora, andiamo di qua, ripristiniamo la corrente. Ok, se arriva questo qua gli dà una bella scossata. Vieni qua, uccidi gli infetti rimasti. Ok, bro, I think I restored the power. Get the cable from the power distribution room and get out of there. This had better work. Ma tanta roba sti qua, Bisogna... guardate, un po' di cose c'erano... vabbè, andiamo anche l'inventario pieno, in realtà. Ok, sposta i cavi, eccetera, eccetera. Però, prima di tutto, prima di spostare i cavi... raccolta materiali, importantissimo. Andiamo di qua, dovrei aver raccolto tutto. Dobbiamo spostare i cavi. Ah cavolo, questo qua è la roba. Spostare i cavi, portarli sotto. Ce la fa sotto? Ma non ce la può fare. Non così almeno. Vuoi mica dire che... yes! Così è. E qua passiamo qua. È zero però il cavo. No. Non è così. Non è così. Cioè, l'ultima parte può essere corretta, ma non è così. Sti cavoli. Ok, da capire come spostare il cavo da qua. Però non è che abbiamo tante soluzioni, cioè fatta che qua passi da qua e qua ti butti giù. Forse se prendevo là è meglio. Vabbè, però adesso adesso i metri ce li ho. Forse prima ho fatto un giro un po' del cavolo. Va bene, l'abbiamo fatta. Vai, corrente messa. In teoria adesso qua dovrebbe aprire la porta. Qua c'è l'altro cavo.
Prima raccogliamo le cose che mancano qua. Ok. L'unità corre, corre l'unità. In acqua. In acqua. Cavoli, in acqua mai successo. Hai chiuso da... Caccia Eva. Beh, sicuramente il cavo non arriverà. Sicuro che il cavo non arriva. Perché dobbiamo aprire da questa parte qua, credo. Quindi rilasciamo il cavo che tanto non può arrivare. Però adesso aprendo qua probabilmente sì. Quindi torniamo a prendere il nostro cavo. Mamma mia, sott'acqua, mai successo. Se non fosse all'inizio, quando eravamo scappati all'inizio, forse una delle prime puntate. Credo. Adesso non ricordo se fosse proprio una delle prime puntate dove... Allora, aspettate, facciamo una cosa prima di andare. No, sono cavoli. Tanto ne abbiamo un botto. Sniffiamo qua. Ne sniffiamo un paio per star tranquilli. Magari un 5 di questi sniffati di funghi. Pure quello che abbiamo raccolto in posti incredibili. Ok, ci ha dato quasi mezzo di quello. Riprovai, amico. Ok, adesso possiamo andare dritti, quindi recuperare un botto di strada. Perché altrimenti sicuramente non ce l'avremmo mai fatta così. Adesso probabilmente sì. Mamma mia, quanta roba. I cavoli. Questa roba qua me la raccolgo tutta, scusa, eh. Scusa, aspetta. Se ne può aspettare un attimo, eh. Attrezzi, componenti elettrici, da dove cavolo li trovi tutti questi qua? Che cavolo, dai, forza. Ah, che ci siamo. Ah, dai, dai. Pilino, benissimo. Quanti da pugile. Beh, non che ci interessino particolarmente. Ora andiamo di qua. Ah, ma ha rilasciato il cavo il maledetto. E che cavolo. Bene, ci siamo. Sono andato a recuperare il cavo. E basta. Ora siamo fuori di qui. Il robino è qua. Qua non c'è nessuno. Vai. Attacca sto cavo. E anche questo è attaccato. Vai. Alright, the elevators are working. All right, I did it. Ever gotten a medal, Pilgrim? Never. I'll cut you one. Out of a potato. We're going up to set up a temporary camp. See you on the 8th floor. Ok, ottavo piano, l'ascensore c'è. Vai. Ma che cavolo, forse ho schiacciato sbagliato. Dovevo schiacciare l'8. Ho schiacciato l'ottavo piano. Spero che vada l'ottavo. Ma mi sa che ho schiacciato il 5. 13 ore alla luce del giorno. Dove è andato? Avamposto, seminterrato. Ma forse siamo giusti però. Sì, sì, siamo giusti, siamo giusti. Siamo giusti. Attenzione che siamo giusti. Lì c'è il tizio lì, però prima di tutto controlliamo la zona qua. Ho trovato un po' di cose, eh. Comunque, vai. Where's Leon? I'm sorry, Ro. He didn't stand a chance. Non abbiamo preso la lettera, cavolo. Come here. I got something for you. Thanks for what you did for my boys. Forse non sono andati a riprendere. I know you really tried to help them. What is this? A proximity tool. The GRE tagged more important goods with special RF markers. This might come in handy. Once all the antennas are working, you can use it to detect important containers and stuff. Ah, ok, sono quelli che vedevo, forse abbiamo recuperato qualcosa e ci danno quei robi militari che ci saranno per gli upgrade. You'll have my men with you. And Lieutenant Rowe himself. Well, you're coming? I've had enough of leading from the back and hearing my people die. All right, let's go then. We're waiting for Matt.
He's bringing the transmitter, and he'll oversee the operation from here. So, you have some time for a nap or to take a dump. Just somewhere outside the camp, pretty please. Grande! Ok, progetto della torre VNC. Allora, il sensore del GRE. Puoi usare il sensore del GRE per scoprire gli inibitori nascosti all'interno delle casse GRE in altri luoghi. Ottimo. Per ampliare, quindi sono sempre GRE ma nascosti. Per ampliare l'area coperta se non attiva le torri radio in modo da svelare le posizioni inibitori nelle nuove aree. Ottimo. Una volta attivata una torre radio, tutti i contenitori inibitori nascosti all'interno della zona coperta segnata della torre saranno contrassegnati sulla mappa. Cioè, praticamente non dobbiamo più andare in giro a cercarli, ma li troviamo. Quindi, ottima cosa. E dobbiamo aspettare Matt. Allora, vi dico, amici, che per questa puntata è tutto. Andremo avanti da qua. Mi raccomando, però, supportate questa serie con un bel mi piace, un commento, una condivisione. Iscrivetevi al canale se siete iscritti e attivate la campanella, pagina Instagram, Facebook, gruppo Telegram. Tutti i link sono in descrizione, come anche la playlist di questa fantastica serie. Per cui da Amorge è tutto. Ci vediamo al prossimo futuro video. Ciao a tutti.